Giacomo De Santis, tre quarti centro classe 95 di Roma, alla prima stagione in biancorosso dopo 7 anni a Calvisano. Giacomo, raccontaci come ti sei trovato qui a Colorno. Sì, come hai detto io, dopo tanti stagioni a Calvisano ho avuto questo cambio qui. Ho delle belle sensazioni sia da parte della squadra che dello staff tecnico e anche diciamo con l'ambiente proprio del club, ecco, col fatto che c'è un club comunque buono dietro la squadra, c'è cioè una grande società, una clubhouse, mi sono trovato molto come era la Capitolina e che ha comunque questa grande appartenenza e quindi fino ad ora tutto molto positivo. Come va la convivenza col tuo fedele compagno Coffi? Con Tony ho fatto già 2 anni insieme a Calvisano, però ovviamente non convivendo, invece quest'anno sono andati insieme a convivere, devo dire che per ora non c'è niente da dire, è molto tranquillo e a casa si sta veramente bene. Domenica ci aspetta una sfida importante contro le Fiamme Oro Rugby, reduci dalla sfida di Calvisano che valsa loro il passaggio in finale di Coppa Italia. Sicuramente sarà una battaglia e l'hanno dimostrato come appena detto tu settimana scorsa. Verranno sicuramente con il coltello tra i denti, anche perché l'andata ci siamo fatti trovare comunque pronti, abbiamo dimostrato il nostro valore e teniamo consci che sicuramente non ci vorranno regalare niente. Ciao ragazzi, ci vediamo domenica alle 2:30 per la partita contro le Fiamme Oro e soprattutto perché ci sarà il Lego Bicchiere.